Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video e bentornata anche a me perché è da un po' che non registro un video qui su YouTube. Credo sia passato quasi un mese, ho proprio staccato un po' durante queste feste natalizie che ormai sono belle che andate, spero abbiate passato le festività nel migliore dei modi. Noi da questo inizio settimana abbiamo ricominciato, ripreso la routine, anzi in realtà è cambiato qualcosina perché Stia ha cambiato lavoro con l'inizio dell'anno nuovo e proprio da lunedì ha iniziato il nuovo lavoro e quindi al momento io sono a casa da sola con Tommy e con le cagnoline perché per i primi giorni lui resterà fuori casa anche durante la notte. Questa è la seconda notte che passiamo da soli e rientrerà a casa fra non domani sera, ma fra 2 giorni. Quindi ho ancora una notte da fare da sola e poi finalmente torna a casa, anche se è andato comunque tutto bene, però insomma lo rivogliamo qui a casa con noi. Adesso preparo la colazione. Tra l'altro abbiamo cambiato anche la macchina del caffè, perché quella che avevamo prima boh, ho smesso di andare durante le feste e quindi abbiamo acquistato questa. Adesso ve la faccio vedere. Siamo sempre stati sulla Dolce Gusto perché ci siamo trovati bene con quella che avevamo prima, che comunque è durata 4 anni comodi, e quindi abbiamo deciso di riprendere questa marca. Comunque Tommy adesso sta dormendo nella sua culla, sono le 9:20, sono sveglia già da un'oretta, l'ho allattato a letto, poi si è addormentato e adesso appunto sta dormendo. Tra l'altro ho avvicinato Tommy con la culla comodissima questa perché ha le ruote, quindi la posso spostare in tutta comodità senza neanche svegliarlo. E così lo sento se dovesse svegliarsi, perché io adesso resto qua in cucina. Allora, preparo la colazione. Tutte le mattine, sapete che io amo fare il cappuccino, però abbiamo preso il montalatte elettrico da Lidl, l'ho trovato, quindi ho deciso di prenderlo. Quindi faccio il caffè con la macchinetta, mentre il latte lo faccio, uso il latte fresco e utilizzo appunto questo montalatte elettrico che è davvero molto molto valido perché esce un cappuccino super, fa un sacco di schiuma. Questa è la macchina del caffè che abbiamo preso, appunto della Dolce Gusto. L'abbiamo scelta stavolta nera, anche perché tenendola qui vicino alla friggitrice d'aria, credo che nera ci stia meglio. Poi la trovo anche più elegante. A differenza di quella che avevamo prima, che comunque era un po' datata, questa è automatica, quindi si va ad impostare il livello di erogazione e poi si spegne da sola. Davvero molto molto comoda. Prendiamo la tazza e andiamo con lei, che ormai è diventata la mia tazza preferita del periodo, presa su Amazon. Vi ha fatto impazzire quando ve l'ho fatta vedere su Instagram, vi lascio il link in info box. E questa è la schiuma ottenuta con il montalatte. Io ve lo consiglio, se vi capita di trovarlo ancora al Lidl, fateci un pensierino perché viene una schiuma come quella del bar praticamente. Mangio giusto due biscottini, i pandistelle nel cappuccino e nella schiuma sono una bomba. Grazie
Grandi cose questa mattina in realtà non ne devo fare perché a pranzo e cena mi sto fermando dai miei in questi giorni. Il pomeriggio, come vi ho detto, sono da mia nonna, quindi la casa è anche abbastanza in ordine. Appena Tommy si sveglia, anche se l'ho sentito un attimo lamentarsi, quindi probabilmente fra poco si alza, anche perché comunque mi ha dormito tutta notte e devo ovviamente cambiare il pannolino, togliere il pigiamino, vestirlo, prepararlo poi per uscire, fargli la sua skin care, perché ho notato che ha un po' la pelle secca sulle guance, quindi stiamo mettendo una cremina. E tra l'altro oggi probabilmente devo fargli la perettina perché fa fatica a scaricarsi sostanzialmente, ha bisogno di un aiutino. So che è molto comune nei neonati e ormai questo oggi è il terzo giorno che non si scarica, quindi la pediatra mi ha detto: se al terzo giorno non fa niente, appunto fagli la perettina, e quindi mi sa che oggi ci tocca. Ora finisco di fare la colazione e poi, tanto che lui sta ancora dormendo, ne approfitto, vado a truccarmi, mi preparo io perché sono ancora in pigiama, sono quasi le 10. Vogliamo? Ah. Ci cambiamo? Buongiorno! Hai dormito tanto anche oggi? Anche oggi hai dormito? Ma che belli questi piedini! Ma che belli questi piedini! Sono proprio belli! Cosa ridi? Cosa c'è da ridere? Che cosa c'è da ridere? Ti piace il cambio pannolino? Ah sì? Ah sì, ti piace? Piano, mettiamo il pannolino pulito. Via la manina. Uno. E due. Il pigiamino lo mettiamo a lavare che è tutto sporco. E mettiamo questo completino. E due, gli sto mettendo questo completino che è un 3 mesi, gli va un pochettino grande ancora, però lo mettiamo lo stesso noi, vero? In ciniglia, così è anche bello caldo. Mettiamo la magliettina, anzi prima facciamo una cosa, mettiamo la crema sul viso che sei un po' arrossato. Tac. Quasi finita questa. Finita. Bravo. Bravissimo. Dai, ci finiamo di preparare. Dai. Mettiamo la magliettina. Sei stufo? Sei già stufo? 5 minuti, sei già stufo? Voilà. Hai fame? Hai già fame te, vero? Hai già fame, vero? Perché ti porti via sempre anche
la traversina. Facciamo sempre un macello, guarda qua. Finito, finito. Pronto? 3, 2, 1, abbiamo finito. Momento poppata. Di solito dopo averlo cambiato, solito cambiato il pannolino e vestito, ha voglia di mangiare. E infatti puntualmente eccolo qua che si è fatto sentire. Ora mangiamo un attimino. Poi io voglio fare un po' di qualche esercizio, un po' di movimento. Ne approfitto perché in questi giorni non ho fatto nulla. Io mi sono già preparata, mi sono truccata, mi sono vestita, quindi siamo già pronti per uscire. Tra l'altro ho notato che adesso gli è venuta anche parecchia crosta lattea sulla testa, ma ho cercato un po' su internet cosa consigliano di fare. C'è chi dice di lasciare tutto così com'è, di non toccare, cosa che in realtà fino adesso ho fatto. E invece ho letto anche che alcuni consigliano di utilizzare un olio da massaggiare delicatamente sulla cute, poi con una spazzolina andare a togliere la crosta. Però io sinceramente preferirei lasciare tutto così com'è. Fatemi sapere voi cosa avete fatto, se avete lasciato tutto così com'è e poi con il tempo ho letto comunque che andrà via, oppure se avete agito in qualche modo, insomma. Raccontatemi le vostre esperienze. Invece per quanto riguarda il tema allattamento, visto che molto spesso su Instagram mi chiedete, ne approfitto intanto che sto allattando per fare due parole con voi. Come vi dicevo, su Instagram mi chiedete un sacco di... mi fate un sacco di domande dedicate a questo, perché ho raccontato, qui forse ancora credo di non averlo fatto, ma su Instagram vi ho raccontato che io allatto, ma do anche il biberon, però il biberon lo do sempre con il mio latte, non con quello artificiale, quindi lui mangia soltanto il mio latte, che è sufficiente. Io lo allatto a richiesta, ovviamente, come in questo caso mi ha fatto capire che voleva mangiare, quindi l'ho attaccato al seno, però appunto gli do anche il biberon non lo prende tutti i giorni, però quando capita di tirarmi il latte perché magari sento il seno un po' gonfio, oppure perché so che devo uscire, quindi magari preparo il biberon così che possa darglielo sia il papà, quindi se, oppure se magari lo lasciamo dai nonni è pronto anche per loro. Utilizzo il tiralatte, inizialmente alternavo quello manuale a quello elettrico, invece ora sto utilizzando solo quello elettrico perché è un pochettino più pratico e più comodo. E poi lo metto nel biberon. Se in quel momento lì lui ha fame e ho già pronto il biberon, capita che sono io stessa a dargli il biberon. Se invece in quel momento lui non ha fame, lo metto in frigorifero e poi lo scaldo prima di darglielo, e lo prende poi in un secondo momento. Il latte che tiro cerco di utilizzarlo nel giro di 24 ore, altrimenti lo vado poi a buttare, anche se raramente succede questo, perché di solito se ho il biberon pronto glielo do. Perché questa scelta? Perché se appunto c'è bisogno di lasciarlo con i nonni, di lasciarlo con il papà, perché magari io ho bisogno di uscire, devo fare qualcosa, non posso essere in quel momento con lui e lui ha fame, può mangiare tranquillamente anche con gli altri, quindi non è totalmente dipendente da me, anche se prende soltanto il mio latte. Sono contenta di questa scelta, anche perché credo sarà più semplice poi staccarlo dal seno, e appunto si è abituato fin da subito con il biberon, perché gliel'abbiamo dato già al quinto sesto giorno di vita, perché inizialmente pareva che io avessi poco latte, comunque che non si saziava abbastanza dal seno, e quindi abbiamo dato l'aggiunta del latte artificiale soltanto un giorno, poi ho iniziato a tirare il latte, metterlo nel biberon, darglielo con il biberon, e poi l'allattamento si è avviato bene. Diciamo che lui all'inizio, le prime settimane con l'allattamento al seno, è stato un po' tremendo, perché si attaccava poco, tirava poco, in quanto mi hanno detto le ostetriche che all'inizio, nelle prime settimane, i neonati faticano molto, devono sforzarsi molto per tirare il latte direttamente dal seno, mentre dal biberon è molto più semplice. E quindi lui più di tanto non si voleva sforzare, io ci tenevo ad allattare comunque, quindi ho insistito. Alla fine l'allattamento si è avviato bene, nonostante comunque
sei abituato al biberon fin da subito. Quindi sono contenta di come è andata. Ora credo che lui abbia quasi finito di mangiare perché sta già tirando meno e quindi io mi preparo per fare un po' di attività. E ora è arrivato il momento di un po' di allenamento. C'è Tommy qui con me nella palestrina, così lo posso tenere controllato, perché dopo la poppata non si è addormentato, adesso è bello sveglio, quindi l'ho messo sotto la palestrina. Io ho preso il tablet, così adesso faccio un po' di esercizi. Sapete che ormai da un po' di tempo sto utilizzando BuddyFit, con cui mi trovo molto bene. Ho iniziato ad allenarmi con BuddyFit ancora durante la gravidanza, verso gli ultimi mesi, e mi sono trovata bene, così ho deciso di continuare. Con loro, durante la gravidanza, ho seguito il programma proprio pensato per le donne in gravidanza, quindi preparto. Adesso che ho partorito ormai da quasi 3 mesi e ho fatto la visita dal ginecologo, ho detto ma va tutto bene, ho ricominciato ad allenarmi e adesso sto seguendo il programma postparto. In particolare adesso sto seguendo il programma Pilates postparto. Ci sono diverse lezioni, al momento ho fatto la prima, quindi oggi mi tocca la seconda. Sono molto esercizi molto semplici, dove non bisogna sforzarsi più di tanto, anche perché comunque si sa che il recupero postparto non è immediato. Però sicuramente facendo un po' di allenamento aiuta senza esagerare. Le lezioni si possono seguire o in diretta oppure quando volete, cosa che di solito faccio io, perché mi alleno, diciamo, quando Tommy mi dà il tempo di poterlo fare, come in questo momento. Magari alziamo il volume. Ok. Servirà il tappetino che ho preparato. E direi di iniziare. La cosa che sicuramente mi piace di BuddyFit è proprio il fatto di potersi allenare in tutta comodità da casa quando volete. Quindi non c'è un orario dove allenarsi, ma sta a voi, insomma, decidere quando farlo. Io di solito mi alleno o quando Tommy è insieme al papà, oppure quando sta dormendo, oppure come adesso, che appunto in palestrina. Comunque tranquillo, io lo posso osservare, se poi ha bisogno interrompo l'allenamento e lo riprendo in un secondo momento. C'è anche Gioia pronta ad allenarsi. Vi lascio il link per poter scaricare l'applicazione e provarla gratuitamente per 14 giorni. 14 giorni, diciamo che è il tempo ideale per capire se l'applicazione fa il caso vostro oppure no. Ci sono tantissimi esercizi, tantissime lezioni da seguire in base alle vostre esigenze. Io appunto, avendo partorito da poco, non voglio e non devo neanche sforzarmi troppo, perché comunque bisogna fare sì movimento, ma molto graduale, e quindi trovo che questo percorso sia proprio ideale per me. E mi piace il fatto che BuddyFit pensi anche alle mamme. Adesso sistemiamo tutto, perché io ho fatto il mio, lui ha fatto la sua attività della giornata, ci prepariamo e usciamo, che così andiamo a pranzo dalla nonna e poi dalla bisnonna. Un po' di coccoline, vero? Un po' di coccola con la mamma. Cosa c'è?
Col ciuccio, andiamo a prendere il ciuccio. Un piedino e secondo piedino. Mi metto le scarpe anch'io e siamo pronti per uscire. Tommaso è pronto, l'ho caricato nell'ovetto, ho messo anche queste scarpine, visto che scarpine in realtà sono tipo pantofoline in cotone, visto che il pantalone gli va ancora un pochettino lunghetto. Ciuccio, perché lui lo ama, berrettino, guardate che bello questo con i pompon. Ah, fai un sorriso, ci fai dei sorrisi grandi. Dai, apri un po' questi occhietti, perché forse pare aver preso gli occhi di Ste. Non apri gli occhi, non ce li fai vedere? No, magari stasera, adesso non ho voglia. Copertina. Scorta di pannolini, perché sicuramente dopo facendogli la perettina si scarica. Bavaglino, la borsa del fasciatoio è già pronta in macchina. Recupero anche le due piccoline che vengono con noi e andiamo. Nulla, io adesso carico la macchina, la carico sempre un sacco perché alla fine io ho la 500 e si riempie con niente, con due cose è già piena. Vado, ci vediamo addirittura stasera, lascio qui la fotocamera, tanto credo che sia già venuto un vlog lunghissimo e quindi noi ci vediamo questa sera quando torniamo a casa. Riesco a farmi vedere soltanto adesso, sono le 11 di sera, siamo arrivate a casa da un'oretta e mezza, però ho preso la telecamera in mano soltanto adesso perché sono sempre stata impegnata con lui e non riuscivo proprio a, non sono riuscita a filmare niente del nostro ritorno a casa perché sono stata impegnata subito, appena messo piede in casa ha fatto la cacca, quindi ho dovuto cambiarlo, l'ho lavato, gli ho cambiato il body, poi visto che gli ho tolto il body intimo ed era solo, dovevo mettergli il pannolino pulito, quindi era nudo, l'ho pesato, abbiamo la bilancia in casa e quindi lo teniamo pesato almeno una volta alla settimana. Poi gli ho messo il pigiamino pulito, l'ho preparato, ha voluto mangiare, è stato attaccato anche parecchio stasera. E poi l'ho messo in culo, adesso sta guardando la giostrina, non so se sentite anche la musica in sottofondo. E io in questi ultimi 10 minuti, diciamo, sono andata almeno a mettermi il pigiama, devo ancora struccarmi. Ho preparato anche la serie TV che ho iniziato ieri sera, così intanto che si addormenta la guardo, poi mi strucco e mi metto a letto e dormo anch'io, anche se non ho particolarmente sonno, devo essere sincera. Però non voglio stufarvi ulteriormente perché credo davvero che sia venuto un video abbastanza lungo, però dai, ci sta perché è un video dopo quasi un mese di pausa. Spero di avervi tenuto compagnia, aspettate, dai, ve lo faccio vedere così salutiamo insieme. Speriamo, glielo dici le ragazze e i ragazzi che ci stanno guardando, guarda di là, è fissato a guardare la giostrina. Quanto ti piace la giostrina della culla? Togliamo la bavaglietta. No, ragazzi, mi sa che l'ha fatta ancora. O non la fa, o quando la fa ci dà dentro di brutto. Ma Tommy, ce l'hai fatta tipo un'ora fa. Niente, mi sa che devo andare a cambiarlo. Comunque, speriamo che il video vi sia stato di compagnia. Vi mandiamo un grandissimo bacione e ci vediamo molto presto con un nuovo video. Ciao. Bellissimo, andiamo!